Ragazzi, bentornati a un nuovo video. Nel video di oggi andremo a fare tre ricette facilissime, vegane e senza glutine, adatte a questo periodo dell'anno e perfette da portare a scuola o da fare nel weekend. La prima ricetta che andiamo a fare sono dei muesli al cioccolato, conosciuti anche come granola. In una ciotola verso 3 cup di avena, 2 terzi di zucchero di canna, 3 cucchiaini di cacao amaro in polvere. E dopo aver mescolato un po' gli ingredienti aggiungo i semi che voglio, in questo caso i semi di girasole, e poi 2 terzi di una cup di sciroppo d'agave o sciroppo d'acero. Mescolo bene fino a quando il composto non è completamente omogeneo e poi verso in una teglia da forno. Purtroppo ho perso gli ultimi clip di questa ricetta, ma comunque vi basta infornare per circa 30-35 minuti a 180 gradi e i vostri muesli al cioccolato sono pronti, perfetti da accompagnare con il latte perché rendono il tutto cioccolatoso naturalmente e anche con della buona frutta. Non so voi, ma l'inverno mi fa sempre venire tanta voglia di cioccolato e quindi anche la seconda ricetta che andremo a fare sarà a tema cioccolatoso. In una ciotola vado a mettere sempre una cup di avena, un cucchiaino di cacao amaro e una cup di acqua o latte, dipende se poi andrete a cuocere il composto in microonde o in padella. In questo caso io vi faccio vedere la versione in microonde e quindi è sempre meglio usare l'acqua. Come dolcificante stavolta non uso sciroppi o zuccheri, ma metto semplicemente mezza banana schiacciata, che in questo caso io avevo congelato, ma va benissimo anche una banana matura. Mescolo per bene e metto in microonde oppure cuocio in un pentolino. E il mio porridge è praticamente pronto. Solo per questioni estetiche metto il tutto in una ciotola e sapete che io amo sempre la frutta a colazione e quindi aggiungo mezza mela tagliata, un pugno di frutti di bosco congelati, della cannella e la mia ultima ossessione, ossia il burro di mandorle. E il mio porridge al cioccolato è pronto, nutriente, saziante, facilissimo da fare e anche veloce. Se nonostante il freddo non rinunciate a qualcosa di fresco, beh, vi suggerisco di provare questo gelato di banana, sanissimo e fatto con veramente pochissimi ingredienti. Tutto quello che vi serve sono 2-3 banane congelate almeno per una notte nel congelatore, mezzo cacao maturo e un cucchiaio di cioccolato amaro di nuovo oppure polvere di carruba, che ha praticamente lo stesso identico sapore ma senza la caffeina del classico cacao. Frullo il tutto con un frullatore o con il robot e praticamente la mia colazione è pronta. Non mi resta che mettere il tutto in una ciotola e poi aggiungervi tutti gli ingredienti che preferisco. Metto un po' di semi di chia e dell'avena per renderlo ancora più salutare, qualche spezia invernale come la cannella e un pizzico di noce moscata e infine un po' di canditi per renderlo ancora più natalizio. E il mio gelato, possiamo dire invernale, è pronto. Quindi questo era tutto per il video di oggi, io spero tanto che queste semplicissime ricette vi siano piaciute, non dimenticate di iscrivervi al canale per continuare a vedere video del genere, di mettere mi piace al video se questo video vi è piaciuto e se volete vederne di altri, seguitemi su Instagram e in particolare sulla mia seconda pagina dove potete trovare altre idee di ricette sane e senza glutine, e noi ci vediamo prestissimissimo con un nuovo video. Ciao ciao!